in maniera del tutto palese, è rinforzata questa cosa dalle, no, dalle ultime nomine degli assessori di questi giorni, oltre a Giovanni, c'è Germanà, la Mala. Dall'altra parte abbiamo invece la menzogna del finto brillismo che vorrebbe essere da Leone De Luca, il quale è da vent'anni in politica, il quale ha fatto politica nelle file della DC per poi arrivare alla trave dell'MPA, all'Assemblea Regionale Siciliana, ha fatto una legislatura, attualmente ne sta facendo un'altra, l'UDC. Di che cosa stiamo parlando? Siamo ontologicamente, geneticamente distanti da queste persone, da questa offerta politica in maniera siderale. Pertanto il Movimento 5 Stelle continua chiaramente a fare la propria proposta, continua a parlare e a raccogliere e a coinvolgere i cittadini ad essere offerta di politica seria, libera e senza le trame che ti tirano verso il basso del mantenimento dell'esistente. Come vuoi sconfiggere e modificare la situazione attuale esistente se ne sei parte, se sei la causa di quello che è attuale, di quello che è attualmente, perché lo hai causato e lo rappresenti oggi, anche se sei chiaramente proveniente da un percorso di civismo, non ne puoi essere la soluzione. E pertanto noi 5 Stelle con i nostri candidati, che chiaramente vedremo in quanti poi arriveranno il Consiglio Comunale, per quelle che saranno le condizioni che si verranno a palesare, dice oggi no, assolutamente, in modo chiaro, all'apparentamento tecnico con Io volevo fare un punto su alcune considerazioni che sono state fatte sul finire appunto di questa campagna elettorale una volta arrivata al punto del sondaggio. Catena di Luca che cosa ha fatto? Ha infiammato la sua piazza, che non è la nostra piazza, è la sua piazza, cercando, sapendo benissimo che il Movimento 5 Stelle ha una regola che non consente l'apparentamento con altre liste, per cercare di fomentare l'elettorato e quasi mettere nell'angolo una forza politica nazionale, come se questo fosse sufficiente a ottenere il risultato che lui desiderava, perché non è altro che quello di irretire l'elettorato del Movimento 5 Stelle e portarlo nel suo lato. Come argomenti ha utilizzato in particolare due considerazioni. Quello del patto di governo fatto con la Lega, cioè lui cercava di metterci alle strette dicendo perché con la Lega si concatena De Luca. Allora spieghiamo innanzitutto questo punto. Il governo nazionale sarebbe andato a nuove elezioni se un premier non avesse ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento. Quindi, a causa della legge elettorale che c'è nello Sanellum, nessuna forza politica non si sarebbe potuto dare un governo in una nazione e si sarebbe tornato in nuove elezioni con la medesima legge elettorale che avrebbe prodotto il medesimo risultato, se due forze politiche consistentemente rappresentate al governo, almeno due rami del Parlamento, non avessero tirato giù un accordo programmatico per poter indicare un premio comune, che comunque è rimasto nel Movimento 5 Stelle, perché Conte è stato espresso dal Movimento 5 Stelle e non dalla Lega. Nel caso delle amministrative invece questo è precluso, ed è precluso in qualunque contesto locale, perché il sindaco non ha necessità, non è un'elezione diretta che necessita di un'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ma viene eletto direttamente dai cittadini. Per cui, se i cittadini avessero voluto che in seno al Consiglio Comunale sedessero 19 consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, avrebbero votato nella maggior parte sciacca sindaco, sciacca diventava sindaco, noi prendevamo il premio di maggioranza e ci sarebbero state una presa in giro considerare della città. Quindi quando ci dicono ah voi avevate la maggioranza lo facevate cadere quanto volete, ma questo non è il nostro modo di fare politica. Cioè noi non andiamo al Consiglio Comunale con lo scopo di fare cadere un sindaco, noi andiamo nel Consiglio Comunale con lo scopo di verificare cosa fa un sindaco e di denunciare le eventuali storture che da quella amministrazione dovessero emergere.
Noi andiamo in consiglio comunale per fare proposte che servono alla città, non andiamo con lo scopo preciso di far cadere la giunta, perché non è questo il compito che viene affidato. Poi certo, se ce ne sono le condizioni e le motivazioni, non ci chiudiamo di chiederlo a fare. A questo ovvio rifiuto. Poi io ci tengo a precisare, noi non ci apparentiamo con Ferrero, ma non è che vuol dire che sosteniamo Bramanti, perché entrambe le posizioni politiche sono assolutamente agli antipodi da quella del Movimento 5 Stelle, altrimenti non avremmo presentato la nostra offerta politica. Questo sia chiaro. E un'altra cosa che poi è stata un pochino antipatica, un pochino squallida di questi giorni, e la ricerca da parte di queste forze politiche, non solo, e quello ci può anche stare, di accalappiare con metodi più o meno invasivi l'elettorato, perché giustamente se al ballottaggio ci stanno i certi modi di chi ha perso. La cosa antipatica è quando invece queste forze politiche vanno a contattare i candidati di altre forze politiche chiedendogli sostegno e promettendogli questo e quello in cambio del loro eventuale sostegno. Ma io la posso dire, a me questo modo di fare politica fa letteralmente schifo, perché io mai mi azzarderei a chiamare un candidato non eletto o eleggendo con l'eventuale premio di maggioranza o eleggendo con l'eventuale supplemento che la forza politica ha, in questo caso mi riferisco, esempio, Gaetano De Luna, se viene eletto, comporta per il Movimento 5 Stelle avere un numero maggiore di seggi in consiglio comunale. Beh, io non mi metterei mai a chiamare i candidati di un'altra forza politica per dire fai votare per me perché così mi arrivano o ti potresti entrare nel consiglio comunale. Perché questo è mercimonio, non è politica. Questo è mercimonio. Sarà anche legale, sarà anche consentito dalla legge, ma l'etica e la morale che fine hanno fatto ancora una volta in questa città? Non c'è bastata una tassa? Non ci sono bastati gli scandali, non si finisce mai qua di fare mercimonio di quello che dovrebbe essere invece un momento democratico per eccellenza. Beh, io ho le forze politiche che ci sono oggi al ballottaggio, vorrei fare un invito di pensare in questa settimana che è rimasta a dire cosa vogliono fare realmente per questa città, di poter parlare di Monte Tetto sullo stretto e di tranno volanti e di cominciare a dire come voi dovete risolvere il problema degli allagamenti o degli smottamenti, del sito idrogeologico, cioè di cominciare a parlare di cose concrete, di finirla, invece di cercare di chiamare i nostri candidati per chiedere se li sostengono, perché te lo dico io, ma adesso te lo dicono pure loro, che da noi sostegno non ne avranno. E non ne avranno perché, nessuno di voi sia chiaro, lo ribadisco, non ne avranno perché sono